Ben ritrovati ragazzi sul nostro canale per un nuovo tutorial. Nel tutorial di oggi, visti i suggerimenti che ci sono arrivati attraverso la chat di Telegram, andiamo a vedere come poter personalizzare i piccoli layout, o meglio le icone, quando andiamo a caricare i nostri nuovi progetti. Nella schermata Nuovo progetto potete vedere come il software non ho usato delle icone prestabilite all'interno del programma, ma le ha scelte in base a un algoritmo. Andiamo quindi a vedere come salvare i nostri template predefiniti e come soprattutto personalizzare le icone degli stessi. Una volta quindi che ci appare il nostro Kickwalk Start, che possiamo richiamare anche da file schermata iniziale, possiamo cliccare sui progetti recenti, aprire un progetto, oppure selezionare i progetti demo contenuti all'interno del programma. Concentriamoci quindi su nuovo progetto. Nuovo progetto, andremo a prendere un progetto completamente vuoto, se dobbiamo personalizzarlo, oppure scegliere tra i vari progetti e poi personalizzare gli stessi. Per questo esempio andremo a prendere un progetto vuoto, andremo ad aprire 8 tracce, andremo a dare un colore alle nostre tracce, personalizzeremo le icone visto che il progetto sarà un progetto specifico da utilizzare per le nostre drum. Ecco quindi come apparirà il nostro progetto una volta che lo avremo caricato. Naturalmente possiamo scegliere ad esempio di importare anche dei preset già pronti per quanto riguarda il nostro template di drum. Una volta quindi creato il nostro set, andiamo su File, Salva con nome e ci richiamo nella cartella questo PC. Quindi andiamo nella cartella di installazione del software, che, a meno che non abbiate settato l'installazione in un altro hard disk, dovrebbe essere in C, Kickwalk Content, dopodiché clicchiamo su Kickwalk Core. Andiamo quindi nella cartella Project Template. A questo punto switchiamo da Salva come normale a modello e inseriamo come nome Drums. A questo punto andiamo a salvare il nostro modello di template. Chiudiamo il nostro modello e torniamo in Nuovo modello. Come potete vedere, il nostro modello di drum è stato salvato e gli è stata assegnata un'icona in quanto il software ha riconosciuto nel nome drum l'icona più appropriata da assegnare. Come potete vedere, non soltanto è stato salvato quello che è il preset e quindi le tracce,
ma anche tutti i vari preset dei Pro Channel e dei vari effetti. Naturalmente il salvataggio è valido anche per quanto riguarda le tracce del Channel Bus. Veniamo invece adesso a un'altra particolarità e supponiamo di voler salvare il nostro preset ma con un'icona personalizzata. Andremo quindi a cliccare su Note, andremo ad aprire quella che è la finestra delle nostre note, dove risiede l'immagine, e andremo su C, quindi cartella di installazione del programma, Key Equal Content, Key Equal Core. Questa volta ci recheremo su Track Icons. In Track Icon andremo a selezionare quella che è la cartella Drum. Dopodiché, da qui, possiamo selezionare l'icona che meglio rappresenta il nostro progetto. Facciamo sempre salva con nome, perché ricordatevi che diversamente l'avrebbe salvato nella cartella dei project di Keyquark. Per cui, essendo questo un template, dobbiamo andare a salvarlo nella cartella dei template. Quindi Windows o C, disco C, se avete installato Keyquark sul disco C, Keyquark Content, Keyquark Core, Project Template, e switchando da normale a modello, andrete a sovrascrivere Drums. Chiudendo Drums, questa volta sulla vostra icona, invece che l'icona selezionata dal software, vi apparirà l'icona da voi selezionata. Andiamo quindi a creare un nuovo progetto in cui creeremo da un progetto vuoto un'unica traccia in cui caricheremo una traccia di chitarra e un TH3. Andremo quindi a salvare il nostro template sempre su disco C, contenuti di Keyquark, Keyquark Core, Project Template, switchiamo da normale a modello e digitiamo guitar. Andiamo quindi a salvare il nostro modello. Chiudiamolo e nella nuova schermata, come potete vedere, il nostro progetto Guitar, senza aver inserito alcuna icona, ha automaticamente selezionato l'icona più adatta per il progetto. Naturalmente è possibile personalizzare le proprie icone. Per personalizzare le proprie icone dovremo utilizzare un qualsiasi software adatto appunto a manipolare le immagini. Creeremo una nuova immagine 130x130 pixel. Andremo a selezionare quella che è a questo punto l'immagine che vogliamo ottenere. La incolleremo sul nostro desktop e andremo a selezionare quella che è l'icona che dovrebbe rappresentare il nostro progetto. Andiamo ad incollarla quindi sulla nostra icona. Salviamo il nome del nostro file di immagine sulla nostra cartella contenuti Keyquark Core Track Icon. Possiamo aggiungere una nuova cartella e
e rinominarla Project Icon. Andiamo quindi su Note, andiamo a selezionare Keyboard Content, Core, Track Icon e entriamo nella nostra cartella Project Icon. Selezioniamo la nostra icona e andremo nuovamente a salvare con nome. E quindi sovrascrivere il nostro modello. Come potete notare, il nostro template, che prima riportava l'icona di una chitarra, è stato sostituito con l'icona da noi creata. Per cui questo ci è utile per tutte quelle volte che andremo a registrare, ad esempio, su un template già predefinito, invece che costruirlo ogni volta sarà sufficiente cliccare sul nostro template base, dopodiché salvarlo normalmente nella nostra cartella dei progetti. Ricordate sempre che quando andate a salvare il vostro progetto e lo salvate con nome, lo stesso deve essere sempre salvato nella cartella Cakewalk Project. Date quindi il nome . Dopodiché verrà creata sia la cartella del progetto che la cartella audio del progetto. Sarebbe meglio che ogni progetto avesse una sua cartella dedicata, in modo che all'interno risiedano sia le scene di mix che l'audio eventualmente del nostro stesso progetto. Bene ragazzi, anche per questo tutorial è tutto, vi ringrazio per averci seguito, mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi sul nostro canale YouTube e non dimenticate, se avete un tutorial da suggerirci, fatelo pure attraverso le nostre pagine social che trovate in basso in descrizione. Alla prossima!